dall'idea di un nostro dirigente sindacale che purtroppo tra l'altro è venuto a mancare, quindi è anche un ricordo particolare perché era una persona che si chiamava Nico Piraz ed era una persona illuminata che ha intravisto in questo concorso la possibilità di avvicinare il mondo sindacale alla scuola. E noi siamo molto contenti di questo perché sia l'oggetto del concorso, che è quello di evitare il danneggiamento dei mezzi pubblici, e sia la possibilità per noi del sindacato ogni tanto di incontrare i giovani, perché noi nei nostri organismi quando parliamo diciamo che il mondo sindacale ha bisogno dei giovani. Quando c'è un bene pubblico come questa scuola, come i mezzi pubblici, come un museo, come qualsiasi cosa che la collettività ha pagato con i soldi di tutti, è bene considerarlo un bene pubblico e quindi abituarsi a pensare che danneggiare il bene pubblico è danneggiare se stessi. E le scuole sono secondo me la fucina per cui la gente impara il rispetto oltre che all'istruzione che vi servirà poi per il proseguo della vita. Guardate, io sono fortemente emozionato da lei, perché noi siamo abituati a fare delle assemblee oceaniche, discussioni, ma mai avere una platea di giovani con i quali confrontarci, perché il futuro è il vostro. La posso fare io una domanda a voi? Ma con il liceo scientifico biomedico, poi l'indirizzo è quello medico, biologico? L'indirizzo biomedico servirebbe per indirizzarci forse anche meglio sul campo appunto medico. Noi studiamo biologia e abbiamo lezioni con svariati medici, vengono magari in quest'ultimo anno, sono venuti anche a scuola. Questo lavoro noi l'abbiamo fatto da casa, eravamo ognuno nella propria casa, ci collegavamo insieme alla professoressa di italiano, cioè non è stato facile, però da quella situazione di disagio per esempio è nata una cosa così bella. Complimenti, tu sei, come ti chiami? Federica. Federica, ma sei te proprio l'autore materiale del fumetto? Sì. Ma guarda, sei bravissima. Siamo tutti nell'obiettivo?